L'Ilva, la sanità, ma anche l'economia blu, l'economia della cultura, il museo, anche il recupero per esempio del parco del Galeso, un po' di tutto in questo programma. Ma sì, abbiamo voluto lanciare dei segnali, purtroppo il tempo non ci consente di approfondire, ecco, però sostanzialmente lanciamo l'idea di quella che deve essere la nuova Taranto secondo noi. Taranto è una città meravigliosa, stupenda, con delle peculiarità, delle caratteristiche che non si possono trovare nel mondo, perché per esempio quando parliamo del Mar Piccolo e di rivisitare, di rivedere quello che è lo skyline dell'intera città, quindi gli affacci a mare, è chiaramente qualcosa che non si può copiare da nessuna parte e trovare da nessuna parte. Ora pensiamo a una cosa fondamentale: per condurre la grossa nave della città di Taranto noi non pensiamo a un ammiraglio, noi pensiamo a un intero Stato Maggiore, e quindi il coinvolgimento di tanti cittadini, appunto una città viva, una città attiva, e questo lo avete verificato in sala con gli interventi e con la presenza di molti cittadini e associazioni che vogliono dare finalmente un contributo diretto alla gestione della cosa pubblica, rispolverando un senso di appartenenza della città, rispolverando una voglia di poter mettere a disposizione le loro energie, di voler dare un contributo affinché la città torni a essere una città non soltanto sulla carta tra le più importanti d'Italia, ma anche nei fatti. Quindi vogliamo raggiungere livelli della qualità della vita che siano nella prima metà della graduatoria nazionale. La questione delle questioni in questo periodo è certamente l'Ilva a Taranto, quindi la domanda è doverosa. Ma sì, qui c'è da essere chiari, bisogna pretendere certezze. Ora, secondo noi l'Ilva deve rispettare l'AIA, è obbligatorio un minor consumo di carbone, è obbligatoria una copertura dei parchi minerali in tempi certi e ineludibili. Ma non solo. L'Ilva deve rispettare delle norme, che sono quelle appunto delle prescrizioni AIA. Per dirne una, le strade di Tamburi non vanno spazzate. La polvere deve essere aspirata, il lavaggio deve essere fatto più e più volte, deve essere un lavaggio settimanale. Ovviamente tutte queste operazioni, questi interventi non devono essere fatti a carico della città e dei cittadini, ma i costi vanno caricati ad Ilva. Noi pretendiamo che Ilva rispetti il territorio, rispetti la salute dei cittadini in maniera inequivocabile, e se questo messaggio non dovesse essere recepito, il sindaco dovrà fermare quell'azienda, costi quel che costi. Nel corso di questa presentazione ha sottolineato che questa candidatura e questo progetto non si colloca nell'ambito dell'antipolitica, ma intende proporre una modalità di gestione della cosa pubblica, in questo caso appunto del comune, attraverso i criteri invece della buona politica. Ma sicuramente sì, noi pensiamo appunto a non fare antipolitica, ma buona politica, la politica con la P maiuscola. Ora, qui non c'è da dire che per definizione la società civile sia migliore della società che si impegna nei partiti, noi assolutamente non intendiamo dire questo, anzi, e non pretendiamo di cancellare i partiti, noi vogliamo soltanto che i partiti cambino modo di pensare, agiscano così come è successo nella Prima Repubblica, intercettando quello che è il bisogno di una collettività, andando in direzioni che vanno verso il bene collettivo, per il bene comune, anziché pensare alla creazione di future classi dirigenti.